Allora, adesso ascolteremo una lettura che è bellissima e quando l'abbiamo scelta per questa celebrazione io ho veramente pensato che questa fosse veramente perfetta per questa occasione, perché siamo qui a celebrare il papà, siamo qui a celebrare la sua vita in cielo che comincia, e questo è davvero quello che ascolteremo adesso, è davvero quello che lui ha ricevuto e ha ricercato per tutta la sua vita. E quando l'ho ascoltata l'altro giorno ho pensato a tutte le volte in cui io andavo da lui in studio e il papà sapeva già che magari c'era qualcosa che non andava, lui diceva che me lo leggeva negli occhi quando c'era qualche problema e mi dava sempre una parola che mi faceva crollare in un pianto. E poi lui mi metteva nella verità, mi dava i consigli e cominciava sempre da quello che dice qui, da quello che stiamo per ascoltare. Questo era veramente quello che lui ha ricevuto e ricercava con tutte le sue forze. Poi era un peccatore come noi, tanti che sono qui probabilmente ci hanno litigato più di una volta col papà perché lo conosciamo, aveva un carattere difficile, forte, ma lui era cosciente che il Signore aveva misericordia di lui, aveva misericordia di lui e lo amava, e lui amava il Signore e lui cercava il Signore. E oggi veramente vi invito a essere contenti, a essere nella gioia, perché oggi veramente lui ha raggiunto, è proprio nell'incontro con il Signore in questo momento, e lui non potrebbe essere più nella pace, più nella serenità di dove si trova in questo momento, e sicuramente non ci vuole nella tristezza, non ci vuole nel dolore. È vero che è una sofferenza atroce questa, che è una sofferenza che non si può portare, ma con questa parola che lui ha praticato nella sua vita, che ha messo in pratica nella sua vita, ha dato i mezzi a me oggi per benedire il Signore della mia vita e della storia che il Signore sta facendo con me, di questa sofferenza che sicuramente il Signore renderà gloriosa. Ascoltiamo. Lettura del libro del Deuteronomio. Ascolta Israele, il Signore è il nostro Dio, il Signore è uno solo. Tu amerai il Signore tuo Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima e con tutte le forze. Questi precetti che oggi ti do ti stiano fissi nel cuore. Li ripeterai ai tuoi figli, ne parlerai quando sarai seduto in casa tua, quando camminerai per via, quando ti coricherai e quando ti alzerai. Te li legherai alla mano come un segno, ti saranno come un pendaglio tra gli occhi e li scriverai sugli stipiti della tua casa e sulle tue porte. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio.